un fiuto infallibile. Aiutami, per favore, Edo. Andiamo, alzati, devi aiutarmi. Qualche problema? Sì, Edo non si vuole alzare per cercare i Poppies. Edo, alzati o ci penso io. Non sei molto d'aiuto. Come no? No. Ok, Edo, andiamo a cercare. Dov'è secondo te il Poppies? Ehi, Edo, dacci una mano, coraggio, dici dov'è. Come sarebbe dormire su un Poppy a forma di materasso? Cioè, io penso che ti sdrai e senti più o meno questo rumore. E poi quando ti giri? Cioè, sarebbe bellissimo secondo me, solo che mi sveglierebbe ogni 2 minuti forse. Però quanto sono belli i Poppy, sono troppo divertenti. Da questo scatolone ho l'imbarazzo della scelta, ne ho tantissimi. Ho questo qua che mi piace molto, questo un po' di meno sinceramente, e ho pure questo da giocare con i dadi. Si abbina anche alle mie scarpe super sbrilluccicose, guardate che bello. Oh, sarebbe bellissimo un Poppit a forma di ninna. Mamma mia, sì, sarebbe meraviglioso. Ehi, ninna, che fai? Matti, zitto, sto giocando con i Poppit. Ah, ok, ti va di fare un tuffo in piscina? È troppo divertente. Ehi, ti va di fare a forma di pianino, oddio. Sarebbe bellissimo piscina. Con gli occhi tutti celesti. Che bello. Ma mi stai sentendo? Un Poppit a forma di... Matti, smettila, sto giocando. Ma fa caldissimo, possiamo andare a farci un tuffo in piscina? Ti prego. Dai, Matti, lasciami stare. Dai, per favore. No. Seriamente preferisci giocare con i Poppit al bordo della piscina quando ti basterebbe fare un passo per entrare dentro l'acqua fresca? Sì. E comunque io ho pensato che secondo me un Poppit a forma di unicorno sarebbe bello rosa e celeste, sì. Oppure sapete cosa? Piadina tutta rosa. Wow, sarebbe troppo divertente vedere Piadina Poppit tutta rosa. Ah sì? È venuta un'idea. Che cosa stai facendo con i miei Poppit? Scusa, ehi Matti. Se Ninna non vuole farsi il bagno in piscina per giocare con i Poppit, bene bene, guardate un po' qui cosa c'è. Saranno i Poppit a farsi il bagno in piscina. Guardate quanti sono. Ti sta proprio bene. Ma scusa, io stavo giocando perché me li hai tolti tutti. Te li ho tolti perché tu non ti vuoi fare il bagno in piscina. Ma aspetta un attimo, cosa c'è qui? Il mio Poppit unicorno. Oddio, il Poppit unicorno, sì. Che carino. Secondo me starà molto meglio in piscina. No dai Matti, sei un guastafeste. Io stavo giocando e ora devo buttarmi lì per raccogliere tutti. Wow, non credevo avessi imparato una nuova lingua. Comunque una cosa l'hai detta però. Comunque una... Ma mi fai parlare? Una cosa l'hai... Ehi! Una cosa l'hai detta molto molto bene. Cioè quella che ora devi tuffarti in piscina e trovare i Poppit. Perché questa è una Fidget Poppit Challenge acquatica. Odio, odio. Ora mi tocca pure togliermi le mie scarpe preferite. Ma erano così belle. Tornerò presto, ve lo giuro. Comunque, almeno voi che potete indossarle, io no perché devo andare in piscina. Le potete acquistare sul sito che trovate in descrizione, Mi Manera, con cui abbiamo collaborato per creare queste bellissime scarpe. Coraggio Ninna, ce la puoi fare. Io sarò qui a tifare per te e a darti consigli come se fossi il tuo allenatore. Ammettetelo, ci voleva proprio questo scherzetto a Ninna. Non faceva altro che giocare con i Poppit. Sappi che avrò la mia vendetta, te lo prometto. L'acqua è pure freddissima. Primo Poppit recuperato ed è pure quello più grande, quindi è il più facile. Ora rimangono gli altri che sono difficili. E ho visto pure che alcuni sono andati a galla. Mi dispiace, piccolo Poppit, non è stata colpa mia, è stata colpa di Matti. I Poppit che tu salvi, mia cara Ninna, li prenderò e li metterò su questo tavolo ad asciugare. Se riempi tutto il tavolo di Poppit, hai vinto. Ok, lo riempirò, te lo prometto. Matti, ti dico la mia strategia. Prima raccoglierò tutti quelli al pelo dell'acqua, così sarà più facile. E dopo, beh, ho una sorpresa per te, per raccogliere quelli che sono andati sotto. Però non te la dico ora. Va bene, ma se non ti sbrighi affonderanno tutti, corri! Poppit!
Hobbit, ti salverò io. Ah, ok, uno, l'ho recuperato. Ma quanti sono? Non riuscirò mai. Tre, guardate, sono tantissimi. Ok, arrivo. È difficilissimo nuotare con i poppit in mano. Ti aiuto io, avvicinati, avvicinati. Okay, perfetto, mettili qui, okay. Brava. Ok. Wow, ma ne hai presi tantissimi. Matti, eh? Hai visto quanti ancora ci sono in piscina? Effettivamente. Ok, corro subito a metterli sul tavolo. Eccoli qui, perfetto. Allora, li dispongo per bene sul tavolo. Così, così e così. Ecco qui il completamento. Altri due. Ne mancano ancora tanti. Anzi, sai cosa ti dico, Matti? Avrei bisogno di un aiuto in più. Ok, credo di avere la soluzione per te. Vado a prenderti una maschera. Preferisci maschera o occhialini? Preferisco la maschera. Però tieni gli occhialini perché potrebbero servirmi. Aspetta, in che senso? Se hai la maschera non avrai sicuramente bisogno degli occhialini, sì, no? Ma tu hai visto come sono messi i poppit? No, come? Vieni, ti faccio vedere. Ok. Non capisco, Ninna, cosa intendi? Beh, sono messi male! Ora mi devi aiutare per forza! Ma che cosa fai? Perché? C'era bisogno di lanciarmi in piscina! Ci hai proprio buttato in questo modo! Mi è arrivata tutta l'acqua dentro al naso! Matti, tu hai buttato i miei poppit e io ho buttato te! Siamo pari ora! Effettivamente hai ragione! Ora ho capito perché mi sarebbero serviti gli occhialini! Esatto! Visto che ora hai gli occhialini e sei pure bagnato anche con la maglietta. Sì, non mi hai dato neanche il tempo di togliermela. Scusa, dicevo, ora che sei tutto bagnato puoi semplicemente aiutarmi a cercare tutti i poppit. Va bene, sai che ti dico? Ci sto. Ok, andiamo, che vinca il migliore. Anzi, sai cosa? Chi ne trova di più vince. Aiutateci a trovare i poppit lasciando un bel mi piace. Andiamo. Presi quattro, guarda! Matti. Che c'è? Io non ho preso nemmeno uno perché appena mi sono tuffata all'acqua mi è venuta tutta nella maschera. E invece io sono stato bravissimo, guarda un po' qui. Ho preso il poppit di TikTok. Sentiamo che pop fa. Pop acquatico, sì, direi. Sì, un vero e proprio pop piscina. Poi ho preso il dinosauro. E poi hamburger. Questo me lo pappo tutto. Non puoi mangiare l'hamburger poppit. E poi ho preso questo. Oh no, mi è caduto. Ti è ricaduto, no. Quindi sei a tre. Uffa. Mi hai fatto spaventare. Guarda un po', ne ho trovati. Aspetta. Ecco, tantissimi. Quanti sono? Allora, aspetta, uno, ne hai trovati due, più tre, di me. 4, 5. 5 poppit, sì, cosa? 5. Ho trovato la carotina, poi ho trovato Hello Kitty. Poi ho trovato la mela. Una mela? Sì, poi ho trovato... Ho trovato un'altra mela. Un'altra mela? Ma quante mele trovi? Beh sì, ne abbiamo due. E poi anche la cover poppit, che se ci fosse stato il telefono l'avresti già rotto. No, anzi, sai cosa? Stavo pensando che potremmo andare a prendere il tuo cellulare e metterlo in questa cover e andare in acqua. Non ci pensare proprio. Comunque, Ninna, ti vorrei dire una cosa. Cosa? Ne mancano ancora tantissimi, ci dobbiamo sbrigare. Sì, ok, uffa. Adesso li prendiamo tutti e li andiamo a mettere sul tavolo. Ok, vado, ciao. Oh, aspetta. Ok, perfetto. Direi che siamo stati abbastanza bravi. 26, 27, 28, 29. Che c'è? Che c'è? Matti? Matti? Abbiamo perso un poppit! Ehi, 29, dov'è il 30? Noi abbiamo 30 poppit, Ninna, uno ogni giorno del mese, Ninna. Dov'è finito? Non lo so, non è più come facciamo! Piangere, Ninna, non piangere. Dobbiamo stare calmi. Qui bisogna mantenere il sangue freddo. Probabilmente un poppit è rimasto nascosto nella piscina e noi non l'abbiamo trovato. Perché li hai buttati in piscina, poverini? Ora è disperso. Oh no, questo poppit si è nascosto in un posto segreto, forse, della piscina. Chi può aiutarci? Servirebbe qualcuno che, beh, in questa piscina ci va ogni giorno. Io? Ho un'idea, vieni con me. Ok. Ecco, te l'ho detto che sapeva chi...
a chi chiede. Edo, scusa! Ma non ti puoi sdraiare, dobbiamo cercare i Poppit. Ti spiego la situazione. Ho perso un Poppit e non lo troviamo più. È in piscina, quindi ti prego, tu che hai un fiuto infallibile, aiutami per favore, Edo! Edo, possiamo andare a cercare i Poppit? Sì, quelli lì che non ti piacciono molto, che però a me piacciono tantissimo. Andiamo, alzati, devi aiutarmi. C'è qualche problema? Sì, Edo non si vuole alzare per cercare i Poppit. Edo, alzati o ci penso io. Hai capito, ci pensa lui? No, Edo. Edo. Si sta nascondendo. Non sei molto d'aiuto. Come no? Ok, Edo, andiamo a cercare. Dov'è secondo te il Poppit? Ehi, Edo, dacci una mano, coraggio, dici dov'è. Sta indicando la piscina. Sta indicando la piscina, Ninna. Guarda che c'è lì dentro. Oh mio Dio, ma tu sei un genio. Ci ha messo un secondo. Aspetta, ehi, Ninna. Ehi, no. Sta dando via la piscina. Prendila, Ninna. Ci è mancato poco. Poppit, recuperato. Meno male che c'è Edo. E tu non ti permettere più a toccare tutti i miei Poppit. Ok, Ninna, adesso posizionalo sul tavolo e vediamo se li abbiamo trovati tutti. Ok, 3, 2, 1. Completato! Abbiamo ritrovato tutti i Poppit. Oh, piccolini, mi eravate mancati. Non li toccare, sono tutti miei. Ora li riporto a casa e gli faccio un bel bagno. Per fortuna li abbiamo trovati tutti. Mi stavo per cacciare in un brutto guaio. Sì, ti sei già cacciato in un brutto guaio. Attento alla vendetta. Ma qualcuno per caso sta cliccando in questo momento sulla faccia di Ninna? Vedete che c'è un nuovo video? Sbrigatevi, cliccatelo, dai, dai. Ciao, ciao.